Le Duva. Sì, Presidente, molto brevemente io voglio invitare la maggioranza, la Presidenza, il relatore a ripensare questo parere, addirittura l'invito a ritiro, perché di fatto il sistema Sagut, è vero che questa proposta di legge già era in commissione, però c'è stata un'accelerata non indifferente, su questo non ci sono dubbi, a causa di questo scandalo. Ora, abbiamo fatto tutto di fretta. L'unica cosa che veramente blocca il sistema Sagutu è questo emendamento, l'unica di tutto questo. Vogliamo approvarla o non vogliamo approvarla? Chiedo un'ulteriore riflessione, della maggioranza. Grazie. La ringrazio. Sempre a titolo personale, l'onorevole Mannino, prego. Sì, grazie Presidente. Potremmo anche condividere le riflessioni fatte dalla Presidente, però i fatti di cronaca ci dicono esattamente l'opposto. I fatti di cronaca ci dicono come la malavita organizzata sia capace di leggere fra le righe dei provvedimenti. Allora, mentre noi qui ancora rinviamo e ricordiamo che la legge sul conflitto di interessi che è in discussione è ferma in commissione, o meglio è stata rimandata in commissione, perché è una norma che evidentemente non viene considerata urgente in questo Paese, io invito la maggioranza nel ripensare alla votazione su questo emendamento facendo una riflessione su un concetto. Quando noi parliamo di beni confiscati alla mafia, dovremmo anche pensare di beni che devono essere restituiti alla collettività perché impropriamente sono stati sottratti alla collettività con il malaffare. E allora, nel momento in cui noi non approviamo questo emendamento, e anzi diciamo che i beni confiscati alla collettività quasi quasi sappiamo già a chi darli, non stiamo rispettando il principio fondamentale dei beni confiscati alla Concluda, mafia, onorevole dei beni Mannino, grazie. confiscati al malaffare. Grazie. Grazie a lei, onorevole Baroni, a titolo personale. Grazie Presidente. Com'è possibile non indignarsi rispetto al rifiuto di voler votare questo emendamento? Questo emendamento impedisce una partita di giro di potenziali o attuali favori personali tra l'amministratore giudiziario e l'eventuale, il possibile giudice. Com'è possibile appellarsi a regole e a codicilli relativamente a potenziali contenitori opportuni nel momento in cui lei, Presidente Ferranti, e lei, Sottosegretario, ha la possibilità di esprimersi ora, mettendo un freno immediato a questo scambio di untuosità, a questo scambio di favori, a questa possibilità di mettere in ginocchio aziende attraverso un semplice provvedimento che rompe un circolo vizioso. Allora, questo ancor di più vi dovrebbe far vergognare sul fatto che non avete una testa pensante e fate tutto quello che vi dice Renzi, senza neanche avere la possibilità di cambiare una virgola Concludano con le la parole. vostra testa. Cioè, siete legislatori o siete dei blandi Grazie, esecutori di onorevole chi vi ha Baroni. dato una poltrona? Grazie.